Abbiamo lavorato tanto negli ultimi anni e questo ci permette ora di raccogliere i frutti a vantaggio di tutti i cittadini. E da mesi, insieme, abbiamo una cinquantina di persone, abbiamo costruito il programma dei prossimi 5 anni. Se devo individuare 3 punti che più mi stanno a cuore, direi il primo sviluppo dell'ampliamento della casa di riposo con possibilità di nuovi posti di lavoro, all'industria turismo per diminuire le tasse ai cittadini, progetti per la cultura ed il commercio. Tutto con forte attenzione ai bandi e finanziamenti europei. Secondo punto, quello che a me piace particolarmente, è il concetto di fare comunità. Ultimamente, e i giovani lo sanno bene, anche i social alimentano sentimenti negativi e scontri. Io credo che sia compito degli amministratori tenere bene i conti, guardare la qualità dei servizi, ma anche avvicinare i cittadini al proprio paese. Per una città famiglia di persone attive che amano e hanno cura del proprio territorio, anche nella vita quotidiana, ad esempio con il progetto Condominio Solidale. Terzo punto, possiamo riassumere il terzo concetto con la candela del buon vivere. La qualità della vita è poter vivere in un ambiente curato, in mezzo al verde, sentendosi sempre sicuri. Scusate, ma a me piace fare esempi concreti, perché altrimenti sembra che i politici facciano sempre filosofia teorica. Continuare i lavori contro gli allagamenti, assunzione di un nuovo vigile sulle strade, realizzazione di nuovi parchi verdi e di nuovi parcheggi, sistemi di telecamere e attenzione costante alla manutenzione delle strade. Ma oggi più di ieri i comuni non sono più isole. Candelo collabora già con altri comuni, ad esempio con convenzioni per il servizio di polizia urbana con Benna e per il servizio di asilo nido con Gaglionico, favorendo la riduzione dei costi. In futuro siamo favorevoli a condividere discorsi di ampio respiro con i comuni vicini, comunque mettendo al centro dei bisogni e le necessità dei candelesi. Ma non solo i servizi è il punto. Per crescere come territorio è necessario un lavoro più ampio di squadra con gli altri comuni e con Biella. Una rete positiva e concreta tra amministrazioni e amministratori, anche sulle strategie di sviluppo ed in generale sul futuro del biellese. Noi siamo pronti a dialogare con tutti. Guarda, da anni seguo personalmente i giovani, coordinando la consulta, che ha realizzato grandi iniziative e spero di continuare a lavorare fianco a fianco con loro. In generale, attrarre residenti e investimenti è uno degli obiettivi più importanti dei comuni, ma anche complessi. Grazie al lavoro di questi anni, Candelo ha sofferto meno di altre realtà il problema del calo demografico. Ma per una politica seria, anche a favore dei giovani, sono necessari piani condivisi con tutto il biellese. Sicuramente continueremo a sostenere Città Studi, realtà d'eccellenza del territorio. A livello locale proseguiremo con fornire borse di studio agli studenti candelesi meritevoli, a collaborare con le scuole locali per favorire stage e percorsi formativi di qualità. Ma vogliamo anche far crescere un nuovo progetto pilota a Candelo, con nuovi spazi dedicati ai giovani, oltre che ampliare la cittadella dello sport, con ovviamente altri sport oltre al calcio, quali il tennis, l'atletica e anche il beach volley in estate. Perché desidero che i giovani possano amare Candelo e sceglierla come luogo in cui vivere, divertirsi, studiare e crescere. L'industria turismo è uno dei grandi progetti di Candelo nel cuore, che può dare una vera svolta a Candelo. Non vogliamo solo aumentare ulteriormente il numero di turisti, vogliamo rendere questa piccola meraviglia medievale che è il Ricetto un grande tesoro per tutta Candelo. Ricetto uguale meno tasse. Non è uno slogan, è il punto di arrivo di una strategia pluriennale. È un obiettivo ora possibile proprio grazie ai tanti anni di impegno nella riqualificazione e promozione del borgo. Lo faremo con la sperimentazione di un biglietto d'ingresso solo per i visitatori,
Il ricetto resterà sempre gratuito per tutti i candelesi. I proventi serviranno per diminuire di più le tasse per tutti. La baraggia fa parte di questa strategia per potenziare l'offerta turistica e la permanenza del territorio a favore non solo di Candelo, ma di tutto il turismo biellese. Anche qui voglio citare alcune azioni concrete. La baraggia sarà parte integrante di itinerari dalla storia alla natura, insieme al laghetto per la pesca sportiva, ma anche nuovi percorsi dedicati allo sport, ad esempio alle bici e le mountain bike. Ma non voglio parlare di centro e periferia. Candelo è un unico grande paese e i nostri progetti riguardano tutta Candelo e tutti i candelesi. Per migliorare il paese non servono slogan, servono idee e competenza. Nuove aree per i nostri amici animali, più cestini nelle strade, maggior controlli con abbandono di rifiuti, ancor più illuminazione a LED in tutto il paese, progetti e sgravi per il commercio. Sono tutte azioni che riguardano il territorio nel suo complesso. Personalmente ci tengo molto a fare in modo che tutti i candelesi possano sentirsi uniti e protagonisti. Il nome della lista Candelo nel cuore ha proprio questo senso, l'importanza dell'aspetto umano e delle persone come sviluppo sociale. Un esempio, lavoreremo perché tutte le piazze del paese possano essere un luogo attivo e pieno di vita, con iniziative in tutto il paese, per i candelesi e non solo. In questo le associazioni saranno fondamentali. Da anni come vice sindaco, in prima persona collaboro con loro e i prossimi 5 anni desidero supportarle ancora di più.